Mamma mia, poracci, Black Knight Sword è il classico gioco di Grasshopper completamente fuori di testa. Recuperatevi dei gameplay per farvi un'idea della follia dietro questo titolo. In ogni caso, Staccato è stato velocissimo, ma anche l'unico a riconoscere il titolo, mentre la risposta più sbagliata di tutte è la da Luca, che mi ricorda la trasciata più bella dell'universo, la console di KFC, ma non è mai uscita. Io la desidero, la voglio, ora! Va bene, mentre aspettiamo il pollo fritto, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate! Sorprendetevi! Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai influenzare l'andamento del mercato. Quello di oggi sarà un video ricchissimo, anche se non per le vostre tasche. Andremo infatti a riprendere un format che avevo già portato circa un anno fa qua sul canale, quello dei rari e introvabili. Vi ho già parlato infatti dei titoli 3DS che giorno dopo giorno stanno diventando sempre più rari e ricercati tra i collezionisti, ma con l'imminente chiusura dell'eShop dobbiamo rassegnarci al fatto che i titoli rari di oggi diventeranno fra un anno ancora più introvabili, visto che non godranno più di un'alternativa digitale. Quindi in questo video faremo una rapida panoramica su quei titoli che rischiano di diventare veramente, ma veramente costosi. E guardate che i primi effetti si notano già adesso, quando in realtà l'eShop è ancora attivo. Prima di correre ai ripari e iniziare a acquistare a caso su eBay, innanzitutto mantenete la calma e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e passate anche a trovarmi questa sera in live alle 22 sul sito Viola, dove faremo una tier list a tema Game Boy Advance. Non mancate, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Per farvi capire più o meno di cosa stiamo parlando, secondo me l'esempio che vi ho portato in uno short di qualche settimana fa è perfetto. Mi riferisco a Metal Gear Solid 3D Snake Eater, un gioco che recentemente ha visto un'impennata clamorosa nel prezzo. Stiamo parlando di un titolo che fino a qualche mese fa te lo tiravano dietro. Io sono sicuro di averlo comprato anni fa da GameStop a 5 o 10 euro, ma vi assicuro che non lo voleva proprio nessuno e si trovava ovunque. Konami però ha fatto un bel casino e non ha rinnovato i diritti di utilizzo di alcuni spezzoni di footage di terze parti presenti all'interno dei filmati di gioco, il che l'ha costretta a rimuovere Metal Gear Solid 3 da tutti gli store digitali. Un po' come se non paghi la bolletta e ti staccano la luce. Questa, se vogliamo, è un po' una simulazione VR di quello che succederà fra un anno, quando non sarà solo un titolo essere rimosso improvvisamente dall'eShop, ma sarà il negozio stesso a sparire dalla circolazione. Guardate già ora i prezzi dove sono arrivati. E un altro esempio che può tornarci utile per quello che succederà in futuro è quello di Cave Story 3D. Si tratta di una versione unica del famoso indie game, completamente rifatto con un motore poligonale in 2.5D che permetteva anche di cambiare in tempo reale la modalità di visualizzazione. Il titolo però non è mai stato commercializzato su eShop e la versione fisica è l'unica disponibile in ogni regione. Se volete giocarlo dovete recuperare l'edizione fisica e non ci sono escamotage. Tanto la versione europea quanto quella americana e giapponese vengono vendute a prezzi che partono minimo da 50 euro e purtroppo non ci sono altri. Quindi proseguiamo con un esempio perfetto per questo discorso, il crossover tra due serie molto famose, quella del professor Layton e Phoenix Wright. Il gioco uscito nel 2012 è esattamente quello che vi aspettate che sia, un crossover che unisce le dinamiche puzzle solving da avventura grafica del professor Layton con la meccanica del tribunale di Ace Attorney. Il gioco nella versione PAL è abbastanza raro, ma attenzione, se volete giocarlo in italiano dovete recuperare la versione pallita, che su eBay si trova già adesso a prezzi stellari. Questo venditore ad esempio vendeva una copia francese del titolo che, se avviata su una console impostata con l'italiano come lingua principale, sceglieva l'inglese. Quindi con la sparizione dell'acquisto digitale sarete costretti a ricercare una specifica versione che al giorno d'oggi viene venduta intorno al centinaio di euro e chissà come cambierà la situazione fra un anno. Di sicuro non andrà a migliorare. Altro titolo, Level 5, ma se vogliamo la situazione è analoga, anzi forse addirittura peggiore. Mi sto riferendo a Yo-Kai Watch 3.
So che tra di voi ci sono tantissimi estimatori di questa serie, ma io non mi ci sono mai avvicinato e anzi sono rimasto di stucco nello scoprire quanto vale questo terzo episodio. Il secondo capitolo, uscito nel 2017, te lo tirano praticamente dietro in entrambe le versioni, mentre il terzo, uscito solo un anno dopo, è semplicemente introvabile. Figuratevi recuperare la versione italiana, l'unica a presentare il software nella nostra lingua. Su eBay se ne trova solo una copia, venduta recentemente, che ha raggiunto in tranquillità i 150 euro. Sospetto che sia stato uno degli ultimi titoli distribuiti in Occidente da Level 5 e già in quantità limitatissime. In fondo, nel 2018 il 3DS era già bello che morto e tutti guardavano la Switch. Per questo gli anni che vanno dal 2017 al 2018 è stato un periodo di transizione che ha visto uscire su 3DS tantissimi titoli meritevoli che però sono stati completamente ignorati. Vi elenco allora qualche titolo al volo apparso durante la fine del ciclo vitale del 3DS che, secondo me, potrebbe diventare estremamente raro, o che forse già lo è diventato. Della Collectors di Samus Returns abbiamo già parlato nello scorso video, ma state in campana perché anche la versione base europea sta diventando sempre più introvabile. Ancora abbordabile invece la fatica di grezzo, Ever Oasis. Questa hidden gem sembra avere tutte le carte in regola per diventare un titolo molto raro. Se lo sono filati in pochissimi, è uscito a fine ciclo vitale della console ed è un JRPG. Io fossi in voi, avete capito. Invece attenzione ai due Persona Q, in particolare il secondo. Il gioco esiste tradotto soltanto in inglese, ma comunque c'è una versione fisica con la scatola sia in italiano che in spagnolo e diventa sempre più costosa. E visto che abbiamo tirato in ballo Persona, va citato assolutamente il brand di Shin Megami Tensei, perché con il quarto capitolo la situazione è complicatissima. Il gioco base fu rilasciato in Europa solo in versione digitale, non esiste l'edizione fisica, quindi dopo la chiusura dell'eShop, per poterlo giocare in una lingua comprensibile, dovrete affacciarvi sul mercato americano, che già adesso non è tra i più accoglienti. Ma di Shin Megami Tensei 4 è uscito anche l'Apocalypse, che è una sorta di seguito del gioco base, e questo invece per qualche oscuro motivo è stato stampato fisicamente anche per il mercato europeo, ma probabilmente ne hanno distribuite massimo 10 copie. Vabbè, il risultato ve lo potete immaginare. Comunque su eShop vengono rispettivamente 19,99 il gioco base e 29,99 Apocalypse. Direi che se il vostro intento è quello di giocare e basta, approfitterei dell'eShop finché è in piedi. E chiudiamo con il grande classico di questa rubrica, ovvero Fire Emblem. Della Limited di Fates abbiamo già parlato, ma bisogna tornarci sopra assolutamente. Nel 2016 Nintendo infatti decise di pubblicare il nuovo Fire Emblem seguendo una strada molto particolare. Il gioco è diviso in due campagne principali, Retaggio e Conquista, vendute separatamente. Quello che magari non tutti sanno è che esiste anche un terzo percorso narrativo venduto solo digitalmente come contenuto scaricabile, ovvero Rivelazione. È a conti fatti un po' la chiusura del cerchio ed è parte integrante della narrativa di tutta l'operazione Fates. Ma questo significa che Rivelazione sarà perso per sempre dopo la chiusura dell'eShop? Non del tutto, perché in realtà la Limited Edition aveva al suo interno tutte e tre le versioni, Retaggio, Conquista e Rivelazione, all'interno di un'unica cartuccia di gioco. Ma visto il prezzo che questa edizione ha raggiunto oggi, direi che praticamente è come se il DLC fosse già sparito dalla faccia della Terra. Fate finta che non sia mai esistito. E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere di 3DS e di titoli che diventeranno molto costosi nei prossimi mesi. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera per una live, se volete mi trovate a partire dalle 22 sul sito Viola, altrimenti a domani con un nuovo video. Voi, mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto, mi raccomando, assolutamente, nerdate duro. Io sono il poro fisico Michele Raro, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Mollà, da, 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 da.